sulla tribuna nord, pare che non si stia più tanto scherzando, sono anche, come vedete, cariche, volano bottigliette di plastica, c'è anche la polizia. E ora finisce anche questa seconda partita con la vittoria della Roma per 1-0 sul Cagliari. Tra poco ci sarà il Gran Derby. Vai Jacopo. I giocatori della Roma che si riposeranno poco meno di un quarto d'ora. All'Anna chiediamo solamente qualche cosa sugli automatismi della difesa. Migliorano? Sì, stanno migliorando, siamo già a buon livello. Loro sono stati per i gol, sono tiri da fuori su cross da tre quarti, quindi sta andando bene, ecco. Ma sempre in progresso? Ieri sì, pian piano ogni partita miglioriamo qualcosa, quindi dobbiamo arrivare all'inizio del campionato in perfette condizioni. Grazie all'Anna. Una battuta con Valerio Fiori che ritornava nello stadio olimpico. Si può parlare bene anche di una squadra che ha perso due partite, che ha fatto vedere un bel gioco però. Abbiamo perso la prima e i rigori. Abbiamo espresso un ottimo gioco, la seconda abbiamo qualche difficoltà perché abbiamo mollato un pochettino. Comunque è stato un test positivo, ora andremo a fine questo derby. Fiori e Cagliari è stato subito un buon matrimonio. Sì, sì, mi siamo trovati subito benissimo, è servito alla grande, sono contentissimo. Grazie a Valerio Fiori, complimenti a te Bruno. Bene, intanto mi pare che la calma si sia ristabilita sulla tribuna nord. Anche se, come vedete, le forze dell'ordine sono ancora costrette a presidiare quel settore. Vedete che continuano ancora dei tafferugli e davvero non ci voleva questo intermezzo. Sì? Potremmo un po' spiegare come sono avvenuti questi... Eh beh, se tu sei in grado di farlo... Se tu sei in grado di farlo, fallo pure, eh. Sì, abbiamo seguito quantomeno negli minuti precedenti quello che è successo. Abbiamo visto tutti che i tifosi della Lazio stavano, per così dire, scherzosamente tirandosi degli oggetti di carta. L'intervento dei carabinieri non è stato evidentemente gradito dagli stessi tifosi della Lazio, che hanno cominciato a gettare ai carabinieri non più soltanto pezzetti di carta, ma qualche cosa di più consistente. Evidentemente le forze dell'ordine non avevano compreso molto. Questo era una sorta di gioco tra dei tifosi evidentemente disinteressati alla partita dove non era impegnata la squadra del cuore. Adesso vediamo che le cose si stanno mettendo un po' più sul serio. Vediamo le forze dell'ordine tutte raggruppate in uno degli ingressi alla curva nord. Bene, sì, infatti io, pur seguendo lo svolgimento della partita, avevo avuto la stessa impressione che si trattasse di un gioco scherzoso tra i sostenitori della Lazio, ma si sa che negli stadi non ci vuol nulla per far degenerare la situazione. Speriamo che ora la calma venga ristabilita. Mi pare che tutto sia abbastanza tranquillo. Grazie comunque Marco per il tuo contributo. E vedi se riesci a trovare qualche personaggio lì nella tribuna VIP nella quale sei sistemato. Sì, sto cercando. Bene, siamo dunque nell'intervallo tra la seconda e la terza partita, mini partite di 45 minuti di gioco, di questo torneo triangolare dello stadio olimpico intitolato alla memoria di Tino Viola, presidente dello Scudetto della Roma. Due le gare finora disputate, 0-0 nel primo confronto a termine di 45 minuti tra Lazio e Cagliari e vittoria della Lazio ai rigori, mentre la Roma ha vinto per 1-0 con questo gol che rivediamo. Vedete il profondo inserimento di Bonacina. Bonacina poi taglia sull'accenno di uscita di Fiori un pallone sul quale Villa non è fortunato. Avete visto, era in anticipo il difensore del Cagliari, ma non ha trovato il pallone che è carambolato letteralmente sui piedi di Abel Balbo, che ha messo dentro a porta vuota il gol con il quale la Roma ha vinto il secondo mini confronto per 1-0. A questo punto dunque la situazione vede la Roma con 3 punti, la Lazio con 2 e il Cagliari che ha totalizzato nei due confronti un solo punto. Sì. Sì, dunque le mie ricerche hanno fruttato il ritrovamento del presidente della Roma, Ciro Di Martino, che stava cercando di andare a prendere un caffè, non l'abbiamo letteralmente strappato. Allora, non voleva parlare prima di questo derby, però l'ha già fatto il presidente Gragnotti per la Lazio, lo deve fare lei per la Roma. Che cosa si augura a prescindere innanzitutto dal risultato? Una bella partita, combattuta ma cavalleresca, è un risultato che premi la squadra migliore. Ma da sé che per me la squadra migliore dovrebbe essere la Roma. E come la vedi?
vista in questa partita con i Cagliari, cercando di fare un confronto anche con i cugini laziali? Beh, mi è piaciuta la squadra come ha giocato, si vede che il lavoro del tecnico Mazzone sta dando i suoi risultati, la squadra gioca, ci sono ancora degli elementi che non sono al 100%. Quali sono, diciamoli? No, preferisco non fare nomi. L'essenziale è che per il 29 agosto siano tutti, se non al 100, almeno al 98%. Comunque Balbo, due uscite qui all'Olimpico, due gol. Speriamo che giocando quando sarà al 100% delle condizioni ne potrà fare anche di più. Ringraziamo il presidente della Roma Di Martino, Lina Pizzu. Bene, dalle parole di Martino abbiamo capito che proprio Abel Balbo deve essere uno di quelli non al 100%, in effetti i suoi movimenti sono apparsi un po' macchinosi, ma in più di una circostanza ha già denotato un'ottima intesa con Rizzitelli e il consueto fiuto del gol. Sì. Sono qui con la signora Flora Viola che abbiamo già sentito all'inizio della partita. Signora, siamo nell'attesa del derby, la partita che suo marito sentiva sempre molto, le abbiamo già detto tutto il bene possibile suo marito. Ci racconta un difetto del vecchio presidente della Roma? No, parlare di difetti non ne voglio parlare, comunque è molto bello il torneo, mi fa piacere esserci e mi auguro ancora la partita con la Lazio si svolga maniera più sportiva, no? Perché sarebbe peccato che si sciupasse con qualcosa di... Comunque ho visto degli incontri piacevoli, un bel Cagliari, veramente la Roma. È vero, signora, che solamente lei riusciva ogni tanto a farle cambiare idea? Sì. A farle cambiare idea? Assolutamente, no, ero troppo volitivo e ben sicuro delle sue cose, no? Io posso aver semmai addolcito un po'.